Non è stato uno tsunami quello delle primarie del PD terrazzate Livorno, ma qualche indicazione indubbiamente l'hanno data, in primo luogo sulla partecipazione. Nonostante il martellamento mediatico che ha accompagnato l'evento da qualche mese a questa parte, a Livorno soltanto 3.000 persone o poco più si sono presentate ai seggi per indicare il nuovo segretario nazionale e con esso il profilo di quello regionale. Alla fine l'hanno spuntata, come noto, a Elish Line con circa 2.250 voti, di riflesso l'ex sindaco di Campi Bisenzio Fossi, che sarà chiamato a gestire una non facile stagione di transizione energetica al servizio dell'attuale presidente della regione toscana Eugenio Giani. Se consideriamo che lo stesso concetto di primarie aperte implica che a votare possano recarsi non iscritti al PD e alcune categorie che non avrebbero diritto di voto alle politiche, lo spazio del partito tradizionale evidentemente si restringe sempre di più, attestandosi sui livelli numerici di una piccola lista civica. Il tempo brutto e una certa disaffezione, determinata dal fatto che i tesserati erano stati chiamati recentemente ad esprimersi nelle sezioni per i segretari cittadino e di federazione, possono avere certamente agito da zavorra, ma è un dato che oggi il partito di riferimento della giunta comunale appare frazionato dagli esiti della consultazione primaria. Da un lato i sostenitori di Schlein, con il consigliere regionale Gazzetti a disegnare scenari di forte e radicale opposizione al governo Meloni sullo schema dell'antifascismo, dall'altro i silenziosi sostenitori riformisti di Bonaccini, che probabilmente non si sono recati al voto e oggi tornano a guardare in tutto e in parte al terzo polo come una possibile casa comune. All'interno della stessa giunta comunale, nata con il crisma del civismo di governo e dunque di una certa imparzialità, si manifestano le appartenenze al fronte della segretaria eletta e a quella del candidato sconfitto. Con quali conseguenze sul voto municipale dell'anno prossimo e su scelte fondamentali come inceneritore e ospedale, lo scopriremo vivendo.